Il Teramo sprofonda, al Bonolis passa il Modena, retrocesso sì, ma che si presentava in terra prutina con 0 gol all'attivo. Invece contro una squadra e un allenatore in totale confusione, i canarini trovano le prime reti, la prima vittoria. Per il Teramo la crisi è oramai conclamata, evidenti le sbandate, enfatizzate da continui cambi di modulo che non rafforzano le già scarse convinzioni del gruppo. Come nelle attese della vigilia, il tecnico Zauli torna alla difesa 3 di vivarignana memoria con il debutto di Capitagno, che completa il reparto con Caidi e Speranza, Boulevardi e Ilari interni, e Tridente con Jefferson alla prima da titolare, Petrella e Sansovini. Pavan è privo di Laner, fa turnover e sceglie Ravasi in attacco, ai suoi fianchi Tulissi e Schiavi. Panchina per Diakité, l'inizio del diavolo non è confortante e questa è una costante del periodo. A peggiorare le cose c'è la mancanza di un palleggiatore che è imposto in mediana. Buon per il Teramo che il Modena non stia molto meglio e non approfitti dei primi impacci. Al 21esimo Rossi ha del lavoro da sbrigare sulla conclusione dalla distanza di Giorico, respinta. A rompere l'apatia biancorossa arriva però il gol del vantaggio, improvviso. Lo firma il brasiliano Jefferson, che al 23esimo irrompe a centro area sul corner teso calciato da Sansovini. Perfetto l'impatto col piattone sinistro dell'ex Latina, che scaglia la palla appena sotto la traversa. Nulla da fare per Manfredini. La rete cambia l'inerzia della gara, anche se Zauli ritiene di dover cambiare per l'ennesima volta modulo. Il Teramo al 38esimo sfiora il raddoppio con Sansovini, il cui sinistro è violento ma non troppo angolato, e Manfredini se la cava. Ripresa con una immediata novità, Zauli inserisce l'ultimo arrivato, Steffè, ma toglie Boulevardi anziché un Ilari, pesce fuor d'acqua. Il diavolo prima del tracollo va ancora vicino al raddoppio con l'incornata di Sansovini su perfetto invito di Dorazio. Manfredini è superlativo. Il tecnico canarino Pavan fa la mossa giusta inserendo basso, l'ex trapanese si piazza sulla sinistra e scardina la difesa del Teramo al 19esimo, Capitagno si addormenta e Schiavi, tutt'altro che un gigante, lo sorprende di testa, ripristinando la parità con il primo gol in campionato degli emiliani. I canarini avvertono le difficoltà del Teramo. 25esimo Ravasi incorna centralmente, sempre basso alla mezz'ora, dialoga con Giorico e impegna Rossi. Zauli gioca le carte croce e forte, ma l'unico a rendersi pericoloso a 10 minuti dalla fine è Speranza, con un sinistro dal limite deviato in corner da Manfredini. Il Modena però trova il sorpasso. Prima Schiavi è beffato da un clamoroso doppio palo, quando con un pallonetto sorprende l'uscita nella terra di nessuno di Rossi. Poi è Olivera a procurarsi un calcio di rigore, per la verità generoso, sul contatto con Scipioni. Ed è Schiavi dagli 11 metri a non sbagliare e a regalare i suoi l'1-2, che sarà anche il risultato definitivo. Il Teramo chiude in 10 per l'espulsione di Dorazio per somma di ammonizioni. Una serata nefasta per il Teramo, che sembra essersi ficcato in un pericoloso guado in questo inizio di stagione. Un avvio così era difficile da immaginare. Urge al più presto una svolta.